Tetris dei pinguini tattici nucleari, che velocemente sta diventando il nostro gruppo preferito, direi. Ha certo, sostituito ovviamente David Bowie con Life on Mars. Ecco, basta, esatto. Solo che fate veloci una canzone a tema scientifico e ufficialmente basta. Diventate la band ufficiale di Breaking Lab. Esatto. Avete l'onore di essere sponsorizzati. Ne avevano già fatta una in realtà, che era Legend Hill, che parlava dell'astronomo Legend Hill. Ma questo è un altro argomento di un cui parleremo. Di sicuro la metteremo. Sì. L'abbiamo già messa, ti dirò di più. A proposito, esatto, di astronomi e astronomia, il nostro Stefano oggi ci racconta di qualcosa che ha a che vedere con un filmato antico e un'eclissi di sole. Esatto, in particolare stiamo parlando dell'eclissi del 28 maggio 1900. Ma prima di dire anzitutto cosa è successo, cosa hanno trovato così via, io farei un piccolo quiz a voi altri, che vabbè, semplicino, ma soprattutto lo faccio a Giulia. Ma io lo ovviamente sapevo. Ti odio. Muo. Esatto. Che dici... po' all'inizio sembrava chi vuole essere milionario. Esatto, è vero. Comunque, ci spiegherà che cos'è un'eclissi di sole. In parole semplici, che solo tu sai usare, perché noi invece useremo paroloni come moto. Aiuto. Allora. Eclittica. Vabbè, scusa. Infatti, la cosa più difficile sarà che devi spiegarcelo senza usare la lettera M. Sì, certo. No, poi tra l'altro le domande così semplici mettono in crisi. Tipo, io ora sto pensando: è quando la luna passa davanti, sì, e si interpone tra la Terra e il Sole. Esatto, quella è l'eclissi di Sole. Non c'è nient'altro da sapere, spero. Ma e chiaramente non si parla, cioè non è la grazie, grazie. Applauso povero, grazie. Non abbiamo quello figo. Però in particolare sappiamo che le eclissi di Sole sono sempre legate a dei disastri, chiaramente, che stanno per avvenire sulla Terra, giusto? Beh, questo è nella leggenda. Questo lo dice lei. Questo no, lo dice lei. Mi è capitato di vedere eclissi, eppure non è successo nessuna. Nulla. Esatto, quindi hai tutti visto tranquilli. Eclissi totale? Totale l'hai vista? Ricordatemi che anni ci sono stati, perché bella domanda. No, vabbè, noi non ci siamo... No, ci sono ogni anno le eclissi totali, però di solito infatti cadono in mezzo all'oceano. Sì, esatto, cioè, a meno che tu abbia voglia di sorvolare. A me viene in mente qualcosa di quando ero veramente piccola e mio padre, che probabile, è un ufficio da metalmeccanica, ci portò a casa i vetri da saldatore e eravamo lì a guardarla così. I vetri affumicati. Si chiamano... Sono penso di sì. Boh. Beh, quelli lì... Si fanno con le provole. Esatto. Come? Boh. Con legni di faggio. Comunque, a parte disquisizioni su cosa siano le eclissi di sole, ce n'è stata una appunto nel 28 maggio 1900 ed è stata incredibilmente filmata. Esatto. Wow. 1900 in North Carolina, un appartamento della Royal Astronomical Society, la RAS, inglese quindi, di nome Neville Maskelyne, ed era un illusionista in realtà. Quindi lui faceva di professionista, era illusionista, poi è entrato nella però Astronomical Royal Society, e era appassionato anche di filmati, quindi gli piaceva girare filmati, tant'è che lui aveva già tentato questa impresa prima, nel 1898, e era andato in India per vedere un'eclissi totale di sole e filmarla. Era riuscito. Poi stava tornando indietro e gliel'hanno rubata. E ha perso. No. Gli hanno rubato il nastro. No. Cioè, della sfiga incredibile. Ma culo vuole che nel 1900 è riuscito di nuovo nell'impresa, e stavolta è riuscito a avere questo filmato. Beh, meno male, perché io non avrei mai voluto che fosse morto con questo rimpianto. No, esatto. Gli avevano fregato sotto al naso. È riuscito effettivamente, ma poi cosa è successo? Semplicemente che è finito negli archivi della RAS e lì è rimasto fino a poco tempo fa. Cioè, no, vabbè, all'epoca si vede che è stato usato magari per divulgazione così, ma poi è finito negli archivi, come succede con la maggior parte delle stock cose. Stock footage. Mi ricorda qualcosa tipo le canzoni di caccia, che finiscono negli archivi e poi ogni tanto vengono ripescate. Ritorno, e anche questa è tornata. È tornata alla ribalta e tra l'altro adesso l'hanno restaurata, l'hanno scansionata tutta, restaurata, e ricordiamo che questo filmato ha 120 anni. Ma si trova, quindi si può vedere, c'è la possibilità di vederlo? Sì, c'è disponibile online da qualche giorno, dal 3 giugno, è disponibile online, se cercate eclissi di sole 1900 lo trovate comunque, però in realtà la cosa, diciamo, anche qui che fa pensare, tra virgolette, è che la Victorian Film, che è una società praticamente che si occupa di appunto restaurare filmati e così via, ha reso disponibili
circa 500 filmati risalenti al periodo 1895-1901, tra cui questo. Quindi se andate sul sito web della Victorian Film trovate 500 filmati, tra cui c'è anche questo del 1900. Bellissimo. Ed è veramente spettacolare, l'ho visto prima e cioè, guarda, lo posteremo sui lo posteremo social. Assolutamente, dopo ti passo il link. Uè, responsabile social. Esatto, stiamo incolpando te. Comunque, per quelli che ci ascoltano te sarebbe Andrea. Sì, per quelli che ci guardano adesso vedrete ci su guardano. YouTube che tutti guardavano me. E comunque, mi voi non lo vedete, ma il dietro che sostiene il telefono che sta facendo sì, questo c'è filmato. Il mio bellissimo ombrello, c'è un ombrello fucsia. No, è sì, rosa shocking, scusate. Che è piantato come Excalibur dentro esatto. una cassa. Insomma, vabbè. Quindi, sto filmato del 1900 è arrivato fino a noi. Il nuovo direttore. Esatto. È arrivato fino a noi sto filmatino bellissimo e vi invito a vederlo perché è veramente un esempio di, diciamo, di come anche la divulgazione scientifica una volta era fatta e già era disponibile il filmato, se fosse andata bene già nel 1898, diciamo, quindi ancora nel secolo addietro. Beh, rinfrescaci il nome dell'astronomo che... Allora, era Neville Maskelyne, illusionista e astronomo. Ah, quindi era anche astronomo, però. Sì, a quanto pare sì. Ah, adesso okay. Non ho cercato bene riguardo lui. Ma siamo sicuri che non sia stato lui stesso a farlo sparire? C'è il dubbio. Visto no. che è un illusionista. Questa Oddio, battuta è già stata fatta. Va bene, e quindi niente, si parla di eclissi di sole. Io in realtà non avevo canzoni sulle eclissi di sole, ma quando penso a eclissi totali mi viene in mente solo una canzone che è di Bonnie Tyler ed è Total Eclipse of the Heart.